Ciao ragazze, eccomi qui con un altro video della serie I miei prodotti. Vi ho già fatto, è una serie che sto facendo da parecchio tempo e vi ho già fatto un video sulle mie basi, sulle mie matite, terre illuminanti, eyeliner e l'obiettivo di questi video, come sapete, è quello di mostrarvi i prodotti che ho di modo che voi mi possiate chiedere delle recensioni. Infatti, in seguito a uno di quei video vi ho fatto poi la recensione di tutti i miei primer, me ne, sì, buonanotte, di tutti i miei primer, insomma, qualche video fa. Allora, oggi vi parlo degli ombretti Kiko, in particolare i Color Sphere. I Color Sphere che ho sono in tutto 3, 6, 8 e vi ho già preparato tutti gli swatches e ora insomma vi faccio vedere quello che ho. Allora, vi faccio vedere il primo che vi mo. Allora, prima di tutto spero che i numeri siano ancora gli stessi. Comunque, questo è il numero 05. E allora, e sarebbe questo qui. Allora, qui è asciutto, qua è bagnato. Ecco, così si vede meglio. Qui è asciutto e qua è bagnato, appunto. Ora ve lo faccio vedere com'è sul dito. Ed è un color marrone con riflessi dorati e rame anche. È molto carino. Numero 05. Poi ho il numero 08 che l'ho usato anche parecchio, è questo color verde acqua molto chiaro. E allora qui è asciutto, come vedete non si vede molto, oddio, dal vivo si vede un po' di più, è asciutto, e qua è bagnato. Da bagnato risalta molto di più il colore azzurro. Qua, ecco, forse così si vede un po' meglio. Asciutto e bagnato. E ve lo faccio vedere sul dito. Vedete, sul dito è bello forte. Poi comunque quando lo andate a mettere da asciutto un po' si perde il colore, come un po' tutti i Color Sphere, sinceramente. Infatti io faccio un po' fatica a sfumarli, perché quando li sfumate secondo me va via poi il colore. Comunque, se volete una recensione poi più specifica, me lo dite. E appunto questo è il numero 08. Poi vi mostro il numero 25, che è uno dei miei preferiti, insieme anche allo 05 marrone che vi ho fatto vedere prima. Ed è questo color, ecco, qua è molto falsato. Ecco, è più così il colore. È un blu con riflessi argentati. È abbastanza veritiero quello che vedete voi qua. Allora, il colore è questo, qui è asciutto, questo è bagnato. Proviamo a rispegnere. Ecco, gli swatches si vedono meglio con la luce spenta, però non di tutti i colori. Allora, questo è asciutto e questo è bagnato. Come vedete, risalta sia il color blu elettrico che il color argento. È più acceso di quello che vedete voi. Sì, è decisamente più acceso. Forse così più o meno. Sono colori che riflettono molto la luce, quindi è un po' difficile mostrarveli, anche perché poi fuori c'è un tempo oggi orribile. Poi, quindi questo è il numero 25. Scusate ragazze, mi si è scaricata la batteria, comunque ho deciso di non ricominciare il video. Tanto penso si capisca lo stesso. Vi dicevo che questo, l'ultimo che vi ho fatto vedere, è il numero 25. Poi un altro che vi faccio vedere è il numero 30, che è un color oro abbastanza antico e secondo me è uno dei più brutti, perché vi faccio vedere questo, se vedete qualcosa. Proviamo a rispegnere. Questo è il colore da asciutto e questo è da bagnato, ma come vedete non si vede un cavolo.
Come ombretto appunto non mi piace. Diciamo che usato, ora ve lo faccio vedere anche sul dito, usato come illuminante va bene, lascia qualche brillantino qua e là, eccetera. Però non è assolutamente nulla di che. Cioè, o meglio, sì, come illuminante va bene, però come ombretto no. Poi vi faccio vedere un altro ombretto di cui vi ho parlato, che vi ho detto che come ombretto non mi piace ma come illuminante è fantastico, è il numero 34, ve l'avevo messo in un video dei preferiti. Allora, è questo rosa, si chiama, mi sembra, quarzo rosa. Sul dito è così, sulla mano è così, non si vede, così da asciutto, vedete che c'è qualche brillantino, così da bagnato. Quando però lo mettete sul viso, come illuminante è fantastico, è proprio carino. E quindi, insomma, mi piace. Io intanto mi sto pulendo, perché qua ho delle mani pietose. Come ombretto non ve lo consiglio, come illuminante è carino. Cioè, se ce l'avete e non vi trovate bene come ombretto, vi consiglio di usarlo come illuminante, il numero 34. Poi, l'ultimo della serie mono è il numero 41, che è un color viola nero, bellissimo. A voi sembra solo nero. Vediamo se accendo la luce. Ecco, si vede un po' di più il viola. Vedete, alcuni si vedono bene con la luce spenta, altri con la luce accesa. Mi dispiace, però è così. Ed è questo colore qui. E allora, così è da asciutto. Anche qui non scrive moltissimo, però più degli altri. Più che altro si perde questo qua. Perché appena ho fatto lo swatch era molto meglio. E poi comunque da bagnato è così. Arrivo subito. Ari, eccomi per la terza volta. Mi stavano chiamando. Spero si capisca qualcosa da sto video. Vi faccio vedere gli ultimi due, che sono della linea Duo Eyeshadow. Quindi sono due colori. Uno è di quelli classici, quindi tutte e due shimmer. L'altro invece è di quelli matte. E volevo prendere anche uno di quelli che ce n'è uno matte e uno shimmer. Ecco, mi è caduto. Però non so perché poi non l'ho preso. Allora, quello classico è il famoso numero 107, che è questo colore qui. Allora, il verde non so perché, ma non scrive più tanto. Prima scriveva, ah no, adesso sì, si vede che prima quando ho fatto lo swatch, si vede che l'avevo bagnato troppo l'altra volta. E questo è il viola, molto carini, un po' difficili da utilizzare secondo me, perché si perdono anche questi, quando li sfumate il colore si perde. Però l'accoppiamento dei colori è molto bello. Allora, questi due sono asciutti e questi due sono bagnati, non cambia moltissimo da asciutto e bagnato secondo me. Però l'accoppiamento dei colori è carino, un po' difficile da gestire. E poi l'ultimo è il numero 204. Io ripeto, spero, questo qua il numero dovrebbe essere giusto, degli altri non lo so. Questo dovrebbe essere giusto perché è uno degli ultimi che ho preso. Ed è un color carne matte e un color verde scuro matte. Vediamo se si vede meglio così. Rispengo la luce. No, sembra addirittura viola, ficonto. No, no. Allora, dunque, il color carne l'ho messo qua, ma è proprio lo stesso colore della mia pelle, quindi niente, è questo colore qui. E invece, e non ve l'ho messo neanche bagnato perché tanto è uguale, questo invece è il color verde asciutto e così è bagnato. Ve lo faccio vedere anche sulla mano, molto carino, molto carino. E questi qua matte scrivono secondo me addirittura meglio e non si perdono, il colore non si perde come gli altri. Niente, vi ho fatto vedere tutti i miei color sphere,
Come al solito vi faccio vedere questi prodotti perché così se volete una recensione me lo dite. E niente, penso di avervi detto tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!